Cosa significa questa immagine? Mi dà una risposta Sì, proprio, orsa. l'ho lasciata in sospeso, sto facendo il resto e poi dopo torno a quella e la sistemo, perché, boh, Ah, va dopo la... bene, certo, come no? Ottimo, ottimo. Alessia, vediamo un po' Alessia a che punto è. Allora, l'ordine cronologico non è corretto e c'è qualche errore nell'ordine cronologico, guarda un po', confronta anche con il testo che hai. È molto migliorato invece gli elementi che caratterizzano la guerra di posizione. Potresti ancora sottolineare una cosa. Pensa ai soldati che sono in trincea, in che condizioni vivono giorno e notte. Vedo che siete a buon punto. Se avete delle difficoltà, così o volete rifare, prima di consegnare, cancellate tutto. C'è l'opzione per cancellare tutto e lo potete rifare. Per esempio. Cioè dei mezzi di non manipolazione, ma poi guarda anche se funziona la logica della frase, no? Per esempio, la propaganda è un potente mezzo di persuasione. Si può vedere anche per me la cosa dei mass media. Alla costruzione di notizie di fatti sbagliati. I fatti non sono sbagliati, possono essere veri oppure. Ma nella domanda in cui c'era segnare le cause del conflitto, Sì. l'opzione è solo una. Sì, una sola, certo. Di fianco, nello split view, Sì, c'hai proprio sto l'immagine con guardando. la descrizione e la spiegazione. Può dare un'occhiata anche al mio, per favore? Sì, clamorosamente sbagliata, perché è un'arma troppo sofisticata per i giorni, per quell'epoca, e non c'entra niente con la guerra di posizione. Allora, ordine logico e cronologico da sistemare. Nella guerra di posizione puoi aggiungere ancora alcuni termini, quattro per l'esattezza. Ma quelli da scegliere? Sì, chi. Prof, una domanda veloce. Alla fine del test chiede la password. Non dobbiamo No, mettere niente, non vero? c'entra niente quello, sì. Ok, Prof, può grazie. controllare il mio ordine cronologico, sì. Sì, l'ordine cronologico non va ancora bene. Ma è difficile questo, eh. Ancora secondo me un paio di termini da aggiungere a quali elementi caratterizzano la guerra di posizione. Va bene, grazie. Però vabbè, l'ordine cronologico è complicato. Prof, può controllare la mia. Bene, Oh, ciao Elena, come va? Bene, grazie, lei. bene, bene. Allora, l'ordine cronologico è da sistemare. Completa di aver organizzato l'attentato e tu hai scritto dichiarò. No, non basta. Dichiarò che cosa? Dichiarò allo Stato balcanico. Ma che cosa ha dichiarato? Dichiarò. Ah, ok. Quando consegnate tutti, io poi ve lo restituisco e così potete vedere gli errori. Prego, Va bene, grazie. prego. Prof, Wait. può controllare la mia? Cioè Sì. tutto, essendo che volevo consegnare. Se ho consegnato possiamo uscire? Sì, chi ha consegnato può andare, certo. Saluti e baci. Cosa? Prof, poi per i voti come ce li dà? I voti ve li lancio dalla finestra con un aeroplanino. Ok, avvisi solo che almeno apro la Ho un finestra. libro che si intitola Modelli di aeroplanini di carta. Li faccio, scrivo sopra il voto il vostro nome e poi lo lancio dalla finestra. Prof, io la saluto, ho consegnato. Ci Sì, vediamo alla prossima video lezione. ma certo. Ma te la consegno la prof? Arrivederci. Prof, l'ho consegnato, La password. la saluto. Sì, ciao. Salve. Prof, alla fine dobbiamo inserire la Può password o controllare? consegnare? Prof, No, la la password password è no. 50. Chiede la password solo per vedere i risultati. Ma i Ah, risultati quindi poi ve li decidiamo mando poi. io, Bene, sì. prof, mi va benissimo questo punteggio, ok. Sì? Perché poi Decidiamo poi ci come. sono comunque 3-4 domande che devo correggere io, cioè il punteggio che vi dà non va bene, chiaramente, no? Quindi il punteggio poi sale sicuramente. Pensavo comunque di Io ho tanti dedicare le eventi vacanze qui. di Pasqua a correggere tutto perché è una quantità enorme di.